Padre Pio è morto per amore. Ne abbiamo una chiara testimonianza nella relazione del padre Pellegrino Funicelli, che seguì minuto per minuto le ultime ore dell'ultima notte di Padre Pio. Sarebbe morto per amore, ne fa fede la scomparsa delle stimmate. Per capire questo punto è necessario richiamare alla mente la funzione che le stimmate hanno avuto nella vita dei mistici secondo la dottrina di San Giovanni della Croce. Secondo il dottore del Carmelo, le piaghe esteriori, cioè le stimmate, sono un segno, una espressione in qualche modo simbolica della grazia interiore. In altre parole, sono il segno esteriore di ciò che è avvenuto interiormente nell'anima e nel contempo sono come un freno, cioè la scorza esteriore che contiene una grazia spirituale. Ne viene di conseguenza che se cresce in modo incontenibile, la scorza si spezza. Gli argini vengono spazzati via, il freno si rompe. Così è avvenuto in Padre Pio. Nel momento stabilito dallo Spirito, la grazia spirituale crebbe a dismisura, sotto l'incalzare della viva fiamma dell'amore. Allora la scorza si spezzò, gli argini vennero spazzati via, il fenomeno si ruppe. Le stimmate scomparvero, bruciate dall'amore divino. Padre Pio è morto per amore. Era questo il suo ardente desiderio e la sua fervente preghiera, fin da lontano 1915. O Dio, sovrano del mio cuore, o centro unico di ogni mia felicità, quanto dovrò io aspettare ancora prima di godere svelatamente le vostre ineffabili bellezze? Voi mi trapassate l'anima con le saette del vostro amore. Voi siete quel crudele che mi aprite in cuore profonde ferite, senza punto curarvi di risuscitarmi nella patria vostra. E finalmente l'amore lo uccise e lo risuscitò nella patria celeste. Padre Pio morì per amore. Ma dove e quando? L'amica morte lungamente attesa portò via il prezioso gioiello della sua anima. Clinicamente Padre Pio morì nella sua cella numero 1 alle 2:30 del 23 settembre 1968. Misticamente egli morì per amore sull'altare, al termine della Santa Messa, celebrata per obbedienza, in canto, alle 5 del 22 settembre del 1968.